E bisogna vedere quanto costa, quanto tempo ci vuole, i terreni dove io devo andare a fondare un viadotto con pile alte 20 metri. Non è che non si può fare, non è tecnicamente infattibile. Il progetto è un qualcosa che ha un obiettivo, persegue un obiettivo funzionale. In questo caso, l'obiettivo funzionale a cui rispondono in particolare i tracciati del lotto 1 e 2 di cui stiamo discutendo sono quelli di poter realizzare un servizio ferroviario, velocizzare la linea più veloce, metterci meno tempo e realizzare un tracciato che comunque consenta poi un esercizio metropolitano, cioè treni con una certa frequenza, 30 minuti. Questi sono gli obiettivi del progetto, velocizzare e ottenere una linea metropolitana. La linea metropolitana, per definizione, deve essere una linea che sta vicino alle case. Se noi dovevamo fare un progetto che andava da Pescara a Roma senza nessuna fermata, come sono state fatte, Per come vorrei favore, non finire. interrompete perché altrimenti non finiamo mai. Hai finito? No, Facciamolo per concludere per cortesia, poi vorrei dare la concludere. parola al sindaco di Scafa e poi a un tecnico del comune di Chieti. Quindi, solo per Prego, ma non in dire che questo dibattito. chiudo in 5 minuti, Va bene, però chiudo in prego, 5 minuti. termina. Quindi, come dicevo, non è c'è il progetto giusto e il progetto sbagliato. Quello che noi abbiamo perseguito come progetto è quello che riteniamo la soluzione ottimale, che contempera tutta una serie di esigenze ambientali, Va trasportistiche e bene, di detto impatto. in termini semplici, analizzeremo e discuteremo anche quest'altra variante di cui ribadisco oggi accolgo la richiesta del sindaco di Manoppello. A questo serve questo incontro, fare l'indice degli incontri di approfondimento. Vorrei dare la parola al sindaco di Scafa, per cortesia, se può venire qua. Grazie, dottoressa. Io capisco le vostre difficoltà nel gestire la riunione, però forse sarebbe stato opportuno dare un po' più di spazio a noi amministratori che portiamo sulle spalle un fardello non da poco. Conosciamo il territorio, conosciamo i problemi. E quindi possiamo essere il trade union fra voi e il paese. Allora, da quello che ho capito io, varianti non sono possibili per tanti motivi. Questo non è stato detto, mi scusi. Io sono giunte, Perché siamo sono, qua per discuterle le ecco, ma io varianti. sono giunto a questa conclusione, sbagliando, ma io sono giunto a questa conclusione. Le motivazioni sono tutte legittime. Io vi volevo porre l'attenzione su alcuni problemi. Uno, c'è una proposta che viene dal nostro territorio, che è condivisibile, non condivisibile, però bisogna dargli delle risposte serie. La risposta che è stata data dall'ingegnere non mi sembra corretta e mi spiego. L'interrogante ha chiesto chiarimenti circa la circostanza se abbiate valutato o meno un progetto di variante del 1996. È stato detto che non esiste e che non è conosciuto. Allora, c'è uno studio di fattibilità di RFI che io ho in municipio del 1999. Quindi mi suona strano che RFI non conosca i propri atti. Ma questo a prescindere dalla condivisione o meno di quelli lì. Vi volevo domandare, ma questo progetto nel dettaglio, nel particolare, in qualche misura può essere osservato, contestato, mediato? Perché il mio paese di fatto non ha un'alternativa, quindi deve subire questo lavoro, che è utilissimo dal punto di vista economico, della viabilità, dei trasporti, ma ha una ricaduta impattante sul nostro centro. Allora, le barriere, che potrebbe sembrare una cosa di una importanza minimale rispetto al tutto, ma sono oggetto di contrattazione? È possibile che RFI metta sul tavolo il meglio della tecnologia esistente? In Germania, io non sono un tecnico, si parla di barriere molto meno impattanti.
Qui RFI si può impegnare anche in questo senso. E anche il nostro paese da questo ampliamento avrà una divisione ulteriore, perché una cosa è il tracciato così com'è, una cosa il tracciato come sarà, con barriere. È possibile avere un sottopasso che sia di superamento di queste difficoltà? Allora, io che sono il sindaco del mio paese e di queste cose voglio parlare. Gli espropri mi interessano, non è giusto che sia oggetto di, ma non possiamo parlare solo di espropri, perché ci sono problemi che vanno al di là dell'aspetto economico. Allora io vi chiedo, sui singoli paesi, dei tavoli tecnici, tematici, di approfondimento, possono essere aperti in maniera tale che scendiamo nel dettaglio e vediamo di superare le difficoltà lì dove ci sono. Altrimenti è un pur parler che non incide su quella che è la reale soluzione dei problemi. L'opera è importante, però le opere importanti devono anche essere accettate dalle comunità, altrimenti il tutto è controproducente. Io vi ringrazio per l'attenzione, ma soprattutto dovete venire sui territori per affrontare le tematiche importanti. Grazie. Io la ringrazio molto e non so se dare prima la parola a RFI per rispondere a queste domande. Dillo tu. Allora, se ho capito bene, il sindaco di Scapa, sentite, sì, chiedeva di fare dei tavoli tecnici, diciamo, per comune, per analizzare, diciamo, localmente. E questa è un'istanza che immagino la coordinatrice farà tesoro di questa istanza e la metabolizzerà, diciamo, nel piano che sta per definire. E volevo rispondere a sì, la risposta è sì, sindaco. È chiaro che è necessario interloquire con i comuni. E rispetto al termine, parliamo per esempio della, lei ha parlato di due argomenti tecnici. Uno è quello dei sottopassi aggiuntivi, se ho ben capito. Semplifico, no? E chiaramente questo è un tema. Vediamo quello che abbiamo progettato, vediamo qual è invece la vostra esigenza. Che ci sono quattro a Scapa sottopassi, però. Esatto, però vediamo se le esigenze sono diverse, se noi abbiamo pensato di risolvere delle viabilità delle mobilità dolci, delle mobilità pesanti con rispettivamente sottopassi pedonali e sottopassi carrabili in determinate zone, voi volete, faccio un esempio, invertire, parliamone, sicuramente, prendiamo atto, uno, due, sulle barriere antirumore. E dico questo, io mi sono occupato per tantissimi anni del piano di risanamento acustico di RFI, che è un piano micidiale, che prevede in tutta Italia il posizionamento di barriere antirumore. E siccome le opposizioni dei territori sono fortissime sulle barriere, perché il treno passa ma la barriera resta, mi dicevano sempre, allora personalmente ho dato incarichi di sperimentazioni di interventi diversi alle barriere, gli ammortizzatori, le ho pure sperimentate, abbiamo pure speso dei soldi per fare queste sperimentazioni, che purtroppo tecnicamente danno degli abbattimenti molto piccoli, quasi paragonabili con i modelli di errore del modello, un decibel, mezzo decibel, cioè non significativi. Siccome gli abbattimenti che invece si raggiungono con le barriere sono di 3, 4, 5, 10 decibel, quindi sostanziosi, purtroppo la barriera è l'unico strumento industrialmente possibile e sostenibile. Però, c'è un però. Le barriere antirumore sono un obbligo di legge perché impone un rispetto sanitario, mettiamola così, perché il rumore fa male, dà fastidio dal punto di vista fisico e psicologico. Però è facoltà dei comuni, degli enti preminenti che sono comune e regione, chiedere, ma io la barriera la vorrei fatta più bassa, vorrei che fosse, che magari l'alziamo quando il traffico aumenta progressivamente. Le barriere di RFI sono delle barriere modulari, che come avete visto possono fare diverse altezze, quindi noi potremmo pensare di fare le fondazioni per l'altezza massima, ma concordare un'altezza che non è quella massima, perché il comune dice a me mi sta bene così, e se però ci vuole, come dire, un'intesa, perché poi noi lo facciamo come obbligo di legge, il comune deve dire vabbè, a me mi sta bene che tu non mi sani tutto il rumore, che resta un po', però preferisco avere la barriera più bassa. Questo viene normato e concordato all'interno del procedimento della conferenza di servizi.
Però oggi possiamo prendere questa istanza e in conferenza di servizi, recependo le indicazioni che vengono dal dibattito pubblico, dirvi in sede di dibattito pubblico il Comune di Scafa ci ha chiesto di fare la barriera di 4 metri e non di 5. Per inciso, l'altezza di un treno è 4 metri, quindi tanto per darvi l'ordine di grandezza. Quindi questa cosa si può fare. Questa cosa possiamo, come dire, cominciare a concordarla da subito, così da arrivare più pronti alla conferenza di servizi. Stessa cosa vale per i sottopassi. Perché questo tipo di modifiche non sono delle modifiche sostanziali come il campo di tracciato, no? Quindi, ora sul progetto, ora io come ovviamente, ora il progetto del 96, poi ha provato anche il collega, l'ingegner Borgia, a fare questa ricostruzione, era con le prefattibilità del 96, approdate forse nel 99, forse approdato nel 2002, poi nel CIPE del 2002 probabilmente, come legge obiettivo, che aveva funzionalità diverse. Che cosa è intervenuto rispetto a tutti i progetti che ci sono stati fino al 2020? Che nel 2020 la Regione ci ha dato degli input funzionali concordati e ci ha detto: adesso vogliamo fare questo, vogliamo fare i treni metropolitani, non vogliamo più la linea fuori che erano tutti invarianti. E quindi noi, esatto, vogliamo due binari, non vogliamo un binario. Tutti questi input funzionali li abbiamo recepiti nel progetto, che chiaramente hanno, come dire, superato tutti gli altri progetti precedenti. Poi noi ce li possiamo pure guardare, gli altri progetti, però capisce che l'evoluzione, che a questo punto è trentennale, non ventennale, è questa. Non so se sono stato chiaro. Allora, su questo abbiamo incassato un'altra proposta che io accolgo, tavolo tecnico sulla viabilità di Scafa per valutare tutte queste cose. Vorrei dare la parola al rappresentante del Comune di Chieti, ma nel frattempo dire, abbiamo ancora tante domande.